Salve a tutti Shirin e Shirina e benvenuti in un nuovo video dedicato a Sailor Moon Crystal. Ormai l'appuntamento con Sailor Moon Crystal è diventato un'abitudine sia del canale che della vita di tutti gli appassionati di Sailor Moon. È diventata l'unica cosa bella che ci fa apprezzare questo lunedì, questo giorno terribile, un giorno di sciagure e di disgrazie, soprattutto di tanti occhi gonfi e con poca voglia di vivere. Ricordo sempre che tutti questi video nascono da una collaborazione con Spiccicale e Anafrodite Urania e trovate qui sotto nell'info box o nelle informazioni i link dei loro video e dei loro canali. Ci troviamo al 33esimo atto e ormai la trama ha preso il sopravvento, ci troviamo anche tra l'altro quasi verso la fine di questo terzo ciclo narrativo e ogni passione, ogni sequenza, ogni avvenimento è importante per la trama stessa ma soprattutto anche per la caratterizzazione dei personaggi, perché ormai la trama sta prendendo forma, sappiamo, ormai abbiamo capito un po' come stanno andando le cose, però manca ancora qualche piccolo tassello, quindi non vi preoccupate, anzi vi chiedo scusa se mi dilungherò tantissimo a parlare a volte di determinati passaggi, però sono importantissimi e non posso non ometterli. La puntata continua sempre da dove l'avevamo lasciata precedentemente, in pratica l'avevamo lasciata con le nostre inner e outer che stanno facendo a cazzotti tra di loro, stanno facendo la guerra perché erano manipolate dal grandissimo potere dell'ultima Witches 5 di livello 999. Però qui avviene una cosa incredibile, in pratica il nostro Tuxedo, Sailor Moon e Kyuubi Moon uniscono i loro poteri, uniscono il loro amore per dare vita alla Coppa Lunare, l'Holy Grail. E qui voglio aprire una parentesi importantissima sulla differenza tra l'anime degli anni 90 e il manga. Nell'anime degli anni 90 la Coppa Lunare nasce dalla risonanza e dall'unione dei tre talismani. Invece qui nasce dall'unione e dall'amore profondo tra il trio, ossia come vi ho già detto in precedenza, Chibi Moon, Sailor Moon e Tuxedo. Una differenza importantissima perché cambia ovviamente completamente la trama e stravolge tutto ciò che è lì intorno. Il grande potere della Coppa Lunare riesce a spezzare l'incantesimo che manipolava le nostre guerriere e finalmente possono riabbracciare i nostri tre grandi temerari. Però qui avviene una cosa davvero stupenda, che penso che aspettavamo tutti quanti da un botto di tempo. Grazie all'amore, alla forza e alla presenza di tutte le guerriere Sailor, finalmente la nostra Sailor Moon, grazie all'Holy Grail, si potrà trasformare in Super Sailor Moon. E qui parte, secondo me, una delle trasformazioni più fighe in assoluto. Io ho amato già ai tempi dell'anime degli anni 90 questa trasformazione che in Crystal è ancora più figa e ancora più eccezionale. Grazie a questa nuova trasformazione la nostra protagonista diventerà ancora più forte e così, velocemente, attacca le ultime Witches 5 e le manda a tappeto. Quindi, bye bye Witches 5! Nel frattempo succedono mille azioni contemporaneamente perché la nostra Chibiusa si ricorda le parole della madre che ovviamente chiacchierona con me l'aveva già spoilerato la trasformazione della nostra Usagi in Super Sailor Moon. Nel frattempo la nostra povera Otaru si sente male e non si riesce a capire perché, e dall'altra Kaori è completamente afflitta e sconsolata perché ha fatto fiasco su tutti i fronti. Parliamoci chiaramente, questo nuovo potere, questa nuova forza non può essere vista di buon occhio da Kaori e da tutto il Deathbuster perché sicuramente sarà ancora un nuovo impiccio, ancora un nuovo intralcio per la conquista della Terra. Una volta distrutto il nemico di turno, le nostre guerriere Sailor ritornano nell'appartamento di Haruka, che è stato completamente distrutto dall'attacco dell'ultima Witches 5. E qui finalmente ammetto che avviene una piccola gag, perché non so se ve l'ho detto, nella puntata precedente i gag non esistono. E qui c'è un piccolissimo intermezzo, un pochino più soft, che cerca un po' di alleggerire, mi stavo impappinando, la situazione cupa e pesante che si è venuta a creare. Però ovviamente qui c'è sempre il Maina Gioia, i momenti belli e felici durano pochissimo, perché la nostra Michiru inizia a raccontare qual è stato il loro compito durante la distruzione di Silver Millennium, perché purtroppo loro non potevano intervenire perché erano confinate nei loro pianeti, quindi hanno un po' fatto da spettatrici alla distruzione, alla fine di Silver Millennium. Però qui avviene una cosa particolare, tutte e tre vengono richiamate prima della distruzione totale su Silver Millennium e grazie all'unione dei tre talismani appare Sailor Saturn. E qui finalmente veniamo a scoprire che c'è un'altra guerriera Sailor,
Sailor Saturn, la guerriera della distruzione e del silenzio, ovviamente protetta dal pianeta Saturno, che diciamo che non è proprio una Sailor molto carina, perché essendo la guerriera della distruzione su Silver Millennium fa il suo attacco e bye bye Silver Millennium. Nel momento più bello, più importante della spiegazione, escono le immagini intermezzo. Qui la prima raffigura le tre outer tutte e tre insieme, e la seconda, e devo dirvi che qui il mio cuore mi si è proprio gonfiato d'amore, raffigura Sailor Saturn. Sailor Saturn è in pratica la guerriera della distruzione, quindi compare quando i tre talismani si uniscono e ha il compito di distruggere il pianeta, distruggere qualsiasi cosa. Quindi, come loro stesse si erano incarnate sulla Terra, anche Sailor Saturn si è rincarnata, quindi proprio in Otaru. E il loro compito è proprio quella di fermare Sailor Saturn, perché distruggerà sicuramente tutto. Perché rinascerà sicuramente, perché i tre talismani ora sono carichi di energia e finalmente si sono rincontrati dopo tutto questo tempo. E purtroppo il compito delle Outer è proprio quello di uccidere la versione umana ancora di Sailor Saturn prima che si risvegli completamente, quindi è quello di uccidere Otaru prima che davvero avvenga l'inverosimile, e nessuno riuscirà a contrastare questa guerriera che, da come viene descritta, è un po' una dea della distruzione, una delle guerriere più forti in assoluto. E ovviamente qui Haruka spiegherà ancora di più, meglio, il passato oscuro di Otaru. Però ovviamente, e qui mi sovviene dire che la parola di oggi è ovviamente, perché lo sto ripetendo tantissime volte, sia Chibi Moon che Sailor Moon non staranno a questo gioco, non vorranno uccidere Otaru, perché poverina non c'entra nulla, è solo una pedina di tutto questo gioco terribile. Ed è proprio questo il motivo che le nostre outer, le nostre inner non possono collaborare. Qui avverrà una scena anch'essa non molto carina, dove le inner resteranno lì sbigottite, le outer andranno via dicendo che il loro compito è quello di salvare il pianeta e devono uccidere Otaru. Qui ovviamente Chibi Moon non ci sa, ovviamente qui partiranno tutti i vari flashback con delle scene tristissime, una morsa allo stomaco, io mi sono sentito quasi male, fra un po' anche pianto, dove rivive tutti i bei momenti con Otaru e scappa per provare a salvare l'amica. Nessuno dei presenti riuscirà a fermare la nostra Chibi Moon. Quest'ultima andrà verso casa di Otaru per salvarla da questa fine terribile che purtroppo il destino ha scelto per lei. Però qui avviene l'inverosimile. E qui parte l'inverosimile, succedono delle cose devastanti, e posso dirvi che io sono rimasto davvero sbigottito, sono rimasto terribilmente triste. E ovviamente, purtroppo, finisce la puntata. Una delle puntate con il finale più triste, e poi ci parte la sigletta di Chibiusa. Questo accostamento, credetemi, mi è stato terribilmente sullo stomaco, perché finisce in una maniera talmente tanto triste che ho trovato abbastanza inopportuno e fuori luogo la sigla carina e pucciosa di Chibiusa. Io non l'ho accettato, mi ha dato terribilmente fastidio, secondo me se lo potevano alquanto risparmiare. Ormai con la trama ci siamo proprio addentrati, anzi ci troviamo quasi anche fra un po' agli sgoccioli, perché ci troviamo al 33° atto, quindi all'ottava puntata. Considerate che il primo atto è stato diviso in due, quindi al massimo ci saranno 13 puntate, quindi ci troviamo lì verso la fine. E la trama sta diventando davvero molto corposa. Io ho apprezzato tantissimo, e devo dirvi che ho apprezzato anche molto, a prescindere dalla trasformazione che è super figa e super bella, il flashback di Michiru che raccontava un po' come è andata la distruzione di Silver Millennium. Lì mi ha fatto venire i brividi, è stata una cosa terribile. Ho tuttora i brividi, è stata una cosa abbastanza devastante, l'ammetto. Ho apprezzato anche che finalmente c'era qualche gag lì così che stemperava un po' il clima terribile. Ho anche apprezzato, anzi questo non ve l'ho detto, però
ora ci troviamo, ve lo dico, sia stato un po' una delucidazione per quanto riguarda il corpo di Otaru, perché ci viene detto proprio da Haruka che il corpo di Otaru è metà macchina, metà umana, a causa dell'incidente che aveva avuto da piccola. 24 minuti sono pochissimi per queste puntate, anche perché ogni volta finisce in una maniera terribile, finisce questa puntata, tra l'altro diventa ancora più tragica, ancora più struggente. E vi ricordo sempre che potete indicarmi qui sotto nei commenti qual è stato il vostro momento Maina Gioia. Per me il mio momento Maina Gioia è stato il momento in cui Haruka sottolinea che il suo appartamento è completamente distrutto e ci vorranno tantissimi soldi per ripararlo. Vi ricordo sempre che se non l'avete fatto potete iscrivervi al mio canale e anche al canale di Afrodite Urania e Spicci Kallen e supportare questi tre bravi ragazzini con un bel pollice in su. Anche questa nuova puntata di Sailor Moon Crystal è andata e ci rivediamo lunedì prossimo con un nuovo video. Ciao!